Campagna vaccinale, il Molise accelera, quasi 6.000 inoculazioni in due giorni e centri presi d'assalto, sullo sfondo la quarta dose. I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara, il comandante Di Tullio traccia il bilancio del 2021, 4.000 interventi e, ha detto, il grosso neo degli incendi boschivi solo a Campomarino, in fumo 3.300 ettari e un grosso dispendio di risorse, un Canadair costa 8.000 euro l'ora, ne abbiamo chiamati 29, occorre prevenire. Frana di Castelpizzuto, martedì, presidio di allevatori e agricoltori, Coldiretti, molte aziende sono sull'orlo del fallimento. Latitante molisano tradito dalle foto postate sui social, accusato di rapina, ricettazione e truffa, era fuggito in Belgio, dove aveva aperto un ristorante, chiamandolo con il nome del proprio paese d'origine, Rotello. Mi impegno a creare un centro per autismo qui a Isernia, lo ha detto il sindaco Piero Castrataro durante l'incontro con le associazioni di volontariato organizzato dal CSV Molise. Infine lo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso a Vibo Valentia con tanti problemi di formazione, recupera solo Candellori, out Menna, Dalmazia e Di Francesco. Basket, Magnolia attesa dalla super sfida contro Schio. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione, tante notizie nel nostro telegiornale, ma in apertura parliamo di campagna vaccinale perché il Molise cambia decisamente marcia, il Molise accelera, quasi 6.000 inoculazioni in due giorni, lunghe file per ricevere la dose salvavita un po' in tutti i centri vaccinali presenti sul territorio molisano. In fila anche tante persone indecise che fino ad ora non si erano vaccinate, 5.873 i vaccini somministrati in 48 ore, quasi 4.000 Pfizer, quasi 2.000 Moderna, 4.360 sono prime dosi, 54.169 il totale delle persone immunizzate con la terza dose del vaccino. Ed ora l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. In Molise l'incidenza è pari a 46,9 ogni 100.000 abitanti, la trasmissibilità a 2,04, 2,6% e 6,3% invece l'occupazione di terapie intensive e aree mediche. Intanto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli dice che la quarta dose è una possibilità concreta. Sentite. L'incidenza continua ad aumentare, 155 casi ogni 100.000 abitanti. Sale anche l'indice RT e non va meglio per il tasso di occupazione di terapie intensive e aree mediche, salito rispettivamente al 7,3 e al 9,1%. Sono i dati nazionali ricavati dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Quelli molisani sono inferiori rispetto a quelli della maggior parte delle altre regioni. L'incidenza è a 46,9 casi ogni 100.000 abitanti contro 61 del precedente rilevamento. Per la trasmissibilità l'indice è 2,04 e la classificazione del rischio è moderata, mentre l'occupazione delle terapie intensive è al 2,6, quella delle aree mediche è al 6,3%. E mentre il coordinatore del Comitato Scientifico Franco Locatelli dice che una quarta dose del vaccino anti-Covid è una possibilità concreta, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, invita ad insistere sulla campagna vaccinale e a convincere gli indecisi. Anche questa settimana tende ad aumentare l'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese, che si fissa intorno a 155 casi per 100.000 abitanti. L'RT invece tende più o meno a stabilizzarsi intorno a 1,2, quindi ancora al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 9,1 e al 7,3%, quindi con una tendenza ad un leggero aumento. Data la situazione epidemiologica è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, ma vediamo comunque che le persone vaccinate sono molto più protette dalla malattia grave rispetto alle persone non vaccinate. Quindi questo ci dice che è importante continuare con intensità la campagna vaccinale, che si sta fra l'altro estendendo ad altre fasce di età. Cambiamo argomento. Era
accusato di rapina, ricettazione e truffa, reati commessi nelle province di Campobasso e Chieti, e sul suo capo pendevano due mandati di arresto europei. Un 47enne molisano, latitante da 3 anni, fuggito all'estero per evitare le manette, è stato tradito da una serie di foto postate sui social, una in particolare con sullo sfondo un ponte pedonale. L'uomo aveva aperto un ristorante nel sud del Belgio, chiamandolo con il nome del proprio paese d'origine, Rotello. Gli scatti sono stati notati dai carabinieri di Larino, che si sono messi in contatto con la direzione centrale della polizia criminale, l'ufficio Sirene, centro per lo scambio di informazioni tra interforze. Un'attenta attività di indagine ha permesso dapprima di individuare il luogo, una cittadina del Belgio, poi il 47enne che si era creato una falsa identità. Ora è rinchiuso in un carcere belga e dovrà scontare una pena di 5 anni in attesa di estradizione. Le indagini sono state dirette dalla Procura Generale presso la Corte di Appello dell'Aquila. Celebrazioni oggi in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Il comandante Michele Di Tullio ha tracciato il bilancio del 2021 e ha detto 4.000 interventi e il grosso neo degli incendi boschivi. Solo a Campomarino in fumo 3.300 ettari e un grosso dispendio di risorse. Un Canadair ha dichiarato costa, pensate, 8.000 euro l'ora. Sentite Andrea Vertolo. La capacità di affrontare il pericolo con fede, questo rappresenta Santa Barbara per tutti gli italiani, ma in particolar modo per i Vigili del Fuoco. Oggi la cerimonia al Comando Provinciale di Campobasso, una giornata sempre emozionante e ricca di significato. Oggi la presenza di tutte le autorità militari per onorare la Santa Patrona. La mattinata è cominciata con la Santa Messa celebrata da Don Franco D'Onofrio, poi la consegna delle onorificenze a chi si è distinto durante l'anno di lavoro, un 2021 complicato e che spesso ha visto i Vigili del Fuoco protagonisti di interventi straordinari per placare la forza devastante delle fiamme. Gli incendi del Basso Molise durante l'estate appena trascorsa hanno inflitto una ferita ancora fresca, come ricordato dal comandante provinciale Michele Di Tullio. È l'occasione più bella per ritrovarsi e fare un bilancio di quello che è stato l'anno trascorso. È stato un anno particolare perché sono diminuiti gli interventi, ma siamo sull'ordine dei 4.000, in Italia ne abbiamo fatti 700.000, però abbiamo avuto quel neo, il grosso neo della campagna estiva boschiva, e qui sono stati bruciati soltanto a Campomarino 3.400 ettari, vale a dire un patrimonio notevole. E con un costo poi anche di risoluzione, quindi di spegnimento notevole. Io ricordo che i Canadair, che sono nostri, viaggiano a 8.000 euro l'ora, gli elicotteri a 5.000 euro l'ora. Quindi abbiamo fatto addirittura 29 chiamate ai Canadair, tutta la campagna. Quindi fate voi un po' i conti. Soldi che potrebbero essere spesi, e noi purtroppo la nostra professione sembra la stessa, quella di spenderli in prevenzione, quindi prevenire, prevedere e strutturare tutto il territorio in modo tale che certi incidenti non accadano o che vengano immediatamente individuati e repressi. Altrimenti, quando interveniamo noi, dopo la chiamata, siamo sempre purtroppo, quel giorno addirittura a Campomarino c'erano 50 km orari di Garbino, e in 2 ore c'è stata la tragedia. Quindi sono purtroppo fenomeni che forse andranno anche aumentando, ma ci dobbiamo preparare, altrimenti rischiamo veramente la distruzione del territorio. Ed anche i Vigili del Fuoco di Isernia hanno celebrato la patrona Santa Barbara, Nicola De Santis. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia hanno celebrato la patrona Santa Barbara nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere San Lazzaro di Isernia. È stata una cerimonia sobria, come impone il momento storico che stiamo vivendo, ma ugualmente molto sentita. Tanti i familiari dei Vigili del Fuoco che hanno partecipato alla cerimonia, così come molti cittadini hanno voluto essere presenti in chiesa per testimoniare l'affetto della gente comune verso un'uniforme considerata da sempre vicina al popolo. Allora, oggi è una ricorrenza importante per noi, perché soprattutto dopo il periodo pandemico
è la prima volta che riusciamo a riorganizzare una manifestazione del genere. E quindi per noi oggi assume un particolare significato questa giornata, perché, come diceva lo stesso Monsignor Cibotti, noi siamo portatori di bene e di salvezza. E quindi ringrazio tutti veramente per la partecipazione e ci auguriamo che possiamo sempre, diciamo, essere a servizio dei cittadini e delle comunità. Per il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Isernia, la cerimonia in onore di Santa Barbara ha rappresentato anche un'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, con particolare riferimento alla situazione pandemica che si sta vivendo a livello planetario. Allora, quest'anno, come anticipato anche nel mio breve discorso, abbiamo effettuato circa 3.600 interventi di varia natura sul territorio provinciale. Ovviamente quelli un po' più che a noi ci lasciano molto l'amaro in bocca sono gli incidenti stradali, che non sono stati pochi in questa provincia. Quest'anno la campagna boschiva è stata particolarmente intensa e ha prodotto, diciamo, dei danni sul territorio enormi. Infatti sono andati distrutti circa 1.300 ettari di vegetazione, tra bosco e vegetazione. E quindi ci auguriamo, rispetto già al prossimo, all'anno precedente, c'è stata un'impennata notevole. Ci auguriamo che, insomma, questo trend negativo possa scemare l'anno prossimo. Torniamo ad occuparci della frana di Castel Pizzuto. Martedì, presidio di allevatori e agricoltori. Molte aziende sono sull'orlo del fallimento. Sentite. L'impossibilità di conferire il latte, rifornire i punti vendita di carne e formaggi, consegnare i capi di bestiame già venduti, ma anche l'enorme difficoltà di approvvigionamento di foraggi e altre materie prime necessarie all'alimentazione del bestiame. Le aziende che insistono a Castel Pizzuto sono sull'orlo del fallimento, alle prese con la frana della discordia che tiene banco ormai da mesi, troppi mesi. Agricoltori e allevatori di Coldiretti scendono in campo per chiedere una soluzione definitiva, efficace e condivisa, e martedì terranno un presidio in paese. Con il passare delle settimane, spiega Coldiretti Molise, è cresciuto sempre di più il grido d'allarme degli allevatori e agricoltori che denunciano una situazione ormai insostenibile per le loro aziende ridotte allo stremo. La bretella realizzata, così come concepita, aggiunge l'associazione di categoria, non risulta idonea a soddisfare le esigenze delle aziende agricole e zootecniche, in quanto, seppur rispondenti alle normative in vigore in materia di sicurezza stradale, non appare adatta al transito dei mezzi agricoli, le cui caratteristiche sono molto diverse dalle normali autovetture, essendo più grandi e pesanti. Sull'argomento è intervenuta con una nota anche la consigliera regionale Aida Romagnolo. Situazione sempre più drammatica, dice, i cittadini continuano a sentirsi abbandonati dalle istituzioni. Nessun intervento concreto per debellare l'isolamento in cui è piombato il piccolo centro in provincia di Isernia. Restano le emergenze sanitarie e di approvvigionamento, oltre che economiche, anche per allevatori e agricoltori, a cui si aggiunge il maltempo di queste ultime settimane. Neve e ghiaccio, aggiunge Romagnolo, rendono la bretella ancora più pericolosa e la provincia, nonostante i vari solleciti, non si è adoperata a sufficienza. Mi impegno a creare un centro per autismo qui a Isernia, lo ha detto il sindaco Piero Castrataro durante un incontro con le associazioni di volontariato, incontro organizzato dal CSV Molise. Sentite Valentina Ciarlante. L'anima solidale di Isernia ha invaso la sala consiliare del comune e proprio da Palazzo San Francesco sembra sia partito un processo di unione nel segno del dono che potrà produrre azioni concrete per le persone fragili. Le associazioni di volontariato del territorio hanno incontrato il sindaco Piero Castrataro illustrando le attività che svolgono, avanzando delle richieste per operare meglio, raccontando storie toccanti che parlano delle difficoltà delle persone con disagio psichico,
delle famiglie che tutti i giorni fanno i conti con i figli disabili o autistici. Nella riunione organizzata dal CSV Molise, i volontari hanno avuto modo di far toccare con mano al primo cittadino e all'assessora al sociale Leda Ruggero cosa significhi lavorare dal basso, senza alcun profitto, con l'unico scopo di aiutare chi è in difficoltà. La città si spopola, ma le associazioni proliferano e c'è chi si occupa di assistenza agli anziani, chi di ridurre le discriminazioni e dell'inserimento sociale dei giovani, chi utilizza lo sport per accogliere e includere. Si è trattato del primo step di un percorso che il sindaco vorrà proseguire e i primi impegni sono stati già presi. Sì, è stato bello e ringrazio il CSV che alla fine ha organizzato la serata. È bello sentire le voci di tantissime persone che semplicemente perché vogliono aiutare gli altri si mettono in gioco, lo fanno senza chiedere nulla a nessuno, ed è un impegno nostro, diciamo, come amministrazione, di aiutarle a fare quello che loro vogliono fare, che è semplicemente aiutare gli altri. E lei questa sera ha anche preso degli impegni, innanzitutto quello di realizzare nell'arco dei 5 anni di mandato un centro per soggetti autistici, sappiamo che ce n'è tanto bisogno, ma in generale quello di legare un po' tutte le anime del territorio per creare una rete solidale, una rete di volontariato. Sì, la rete la dobbiamo fare perché solo mettendoci insieme che possiamo avere dei risultati concreti, e l'impegno sul centro autistico, lo ribadisco, è una di quelle cose che assolutamente dobbiamo fare entro i 5 anni, dobbiamo venire incontro a tantissime famiglie che giustamente si preoccupano dei loro figli che hanno delle difficoltà e del dopo, di quello che succede quando loro non ci saranno più. Il centro di servizio per il volontariato, presente con il membro dell'esecutivo nazionale di CSVNet, Piero Petrecca, e con la direttrice Lorena Minotti, farà da trade union tra comune e organismi no profit. Ringraziamo i volontari che oggi erano qui presenti e siamo felici che finalmente siamo riusciti anche qui a Isernia a metterli insieme tutti per dare dimostrazione di quella che effettivamente è la forza dei volontari in questa nostra realtà. Abbiamo tante problematiche, tante difficoltà, però i volontari riescono sempre a trovare la risposta o quantomeno a proporla per ribaltare, no? Quella che è la realtà che si vive con tutte le difficoltà del caso. Poi sta a noi rimettere insieme il tutto e supportarli, accompagnarli insieme anche alla pubblica amministrazione per far sì che ciò diventi concreto, una risposta concreta. Sono stati illustrati a Petacciato i risultati del progetto Tourism for All, che unisce Molise e Croazia nello sviluppo dei servizi turistici, servizi per tutti, capofila del network, la regione Molise che punta a migliorare appunto l'offerta dei servizi sulla costa e soprattutto la loro accessibilità. Andrea Bertolo, sentite. Migliorare la fruibilità, le informazioni e i servizi turistici diffondendo il concetto di ospitalità a Petacciato sono stati presentati gli interventi realizzati dalla Regione Molise con il progetto Tourism Mall, di cui la Regione è capofila. A Palazzo Ducale sono stati illustrati i risultati. Si tratta di un'iniziativa che rientra nel programma di Interreg tra Italia e Croazia e che vede coinvolti 14 partner, 7 italiani e 7 croati, tra autorità regionali e locali, enti e agenzie operanti nel settore turistico e nella cura delle persone con disabilità, un progetto pensato e sviluppato per creare un network transfrontaliero. Accessibilità dell'offerta turistica soprattutto, ma non solo nei confronti di una, come dire, limitazione fisica, ma anche alimentare, culturale, sensoriale e addirittura anche digitale. Quindi a 360 gradi questo tema è affrontato in questo progetto per dare, come dire, migliorare in qualche modo l'accessibilità non solo delle strutture ricettive private ma anche dei luoghi pubblici. Presente all'evento il vice sindaco di Petacciato, il vicepresidente della giunta regionale Vincenzo Cotugno, il project manager Roberto D'Amico, il direttore del primo dipartimento della presidenza della giunta regionale Nicola Pavone e Maria Tirabasso dell'ufficio per la gestione amministrativa del riconoscimento internazionale dei beni culturali regionali. È un progetto di cooperazione, un Interreg Italia-Croazia, e ha dato
la possibilità alla Regione Molise di attuare delle azioni nella zona costiera di Montenero, di Bisaccia, Petacciato e Campomarino, proprio con degli interventi che hanno mirato a rendere accessibili alcune strutture dell'area SIC di questa zona, in particolare per rendere accessibile le casette adibite a bagni pubblici, o per rendere anche con delle mappe audiovisive per non vedenti i percorsi che ci sono in questa zona. Quindi abbiamo realizzato questo tipo di intervento, ma non solo, perché qua quando si parla di turismo accessibile, for all significa per tutti. Questo significa allora che non abbiamo avuto l'attenzione solo nei confronti delle disabilità motorie, sensoriali o di altro genere, ma nei confronti dell'accessibilità ampiamente intesa. Nel corso dell'incontro è stato anche presentato il video promozionale dell'azione pilota realizzata per l'accessibilità delle aree SIC dei comuni di Petacciato, Montenero di Bisaccia e Campomarino. Il tema dell'accessibilità sociale, ma insieme anche con quella della valorizzazione delle nostre bellezze, della nostra costa, è un tutt'uno. È stato fatto un gran bel lavoro, un plauso a tutti gli attori del progetto che hanno veramente fatto un lavoro straordinario con una realizzazione anche con i tour virtuali innovativi per la promozione di quelle che sono le bellezze della nostra regione, in particolar modo a Campomarino, con il virtual tour che hanno messo in piedi. Nello splendido scenario di Piazza Marconi, Pettoranello presenta la prima edizione del Mercatino Sotto l'Albero. L'appuntamento da non perdere domani a partire dalle 10, quando la piazza si animerà con il fascino e la magia del Natale. A Pettoranello sarà possibile visitare il presepe nella chiesa di Santa Maria Assunta. Troverete stand di oggettistica e manufatti, prodotti tipici del territorio con degustazione, animazione di Natale per i bambini. Potrete inoltre acquistare le stelle di Natale AIL e all'imbrunire l'accensione dell'albero di Natale. Per accedere agli spazi allestiti è necessario ovviamente il Green Pass. L'organizzazione fa sapere che in caso di maltempo l'evento si svolgerà presso la struttura polivalente del paese. Dunque appuntamento domani da non perdere a Pettoranello con il Mercatino Sotto le Stelle, organizzato dalla Proloco con la collaborazione dell'associazione La Musica nel Cuore con BF Promotion. Ed ha preso il via mercoledì a Roma la nuova consiliatura dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Nella rosa dei 58 rappresentanti eletti della categoria anche i due consiglieri molisani, la professionista Pina Petta ed il pubblicista Vincenzo Ciccone. Nuovo presidente eletto sarà Carlo Bartoli, destinato a gestire l'ente per il prossimo triennio. Contemporaneamente, dopo le prime tre sezioni di consiglio, sono state definite anche le prime ulteriori cariche, e tra queste anche quella cui è stato chiamato Vincenzo Ciccone, che farà parte dei quattro membri interni del Consiglio Nazionale di Disciplina. Bene, davvero tutto. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per domenica 5 dicembre, giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso con piogge a carattere sparso, venti deboli, mare mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione: Campobasso minima 6, massima 11, Isernia minima 7, massima 12, Termoli minima 10, massima 16, Venafro minima 7, massima 13 gradi. È tutto per questa edizione. Linea alla regia consigli per gli acquisti. Tra pochissimo la pagina sportiva. Lo sport, il calcio di Lega Pro. Vediamo con l'aiuto della nostra schermata legare
in programma, parliamo della 17ª giornata ed il Campobasso sarà di scena a Vibo Valentia in casa dell'ultima della classe. Gli altri match, Avellino Bari, Catanzaro Foggia, Fidelis Andrea Picerno, Latina Catania, Paganese Juve Stabia, Palermo Monopoli, Potenza Turris, Taranto Messina, Virtus Francavilla Monterosi. E allora per il Campobasso, ora o mai più a Vibo Valentia per i tre punti, ma per mister Cudini soliti problemi di formazione, ha recuperato infatti solo Candellori ai box, Menna, Dalmazzi e Di Francesco neanche convocati. Recupera solo il centrocampista Kevin Candellori. Continuano i problemi di formazione del Campobasso, atteso dalla sfida salvezza di domani, fischio d'inizio alle 12, sul terreno di gioco della Vibonese. Ancora out e neanche convocati i difensori Menna, che rientrerà a gennaio, e Dalmazzi, e l'attaccante Di Francesco, sulla via del pieno recupero, ma non al meglio della condizione. Dunque ancora una volta formazione rimaneggiata per mister Cudini, che dovrà cercare di mettere in campo il miglior 11 possibile per tornare al successo che manca da troppo tempo. In porta Raccichini, in difesa da destra a sinistra Fabriani, Magri, Sbardella e uno Travanza Nepace. In mediana Persia favorito sull'Adu con Candellori e Bontà interni. Dai due fedelissimi Cudini si aspetta inserimenti letali per assist o gol. In attacco Rossetti centravanti, Liguori sull'esterno, Vitali sul binario opposto. Ancora panchina per Parigi e Maurso, che fin qui hanno deluso le aspettative della piazza. Match delicatissimo, sarà una battaglia a dirigerlo Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia. Allora il calcio di Serie D, anche qui con la grafica vediamo le gare in programma nel raggruppamento F, con l'impegno proibitivo in esterna del Vasto Girardi sul campo del Fiuggi. A proposito del Vasto Girardi, ci sono delle novità di mercato in casa gialloblu con la società che ha ingaggiato Federico Buglia, romano, classe 2002, punta centrale che arriva a rinforzare la rosa, ex Francavilla, ha militato anche nel Brindisi e vanta un'ottima esperienza di Serie D nonostante la giovane età. E a rinforzare la rosa gialloblu arriva anche Ettore Mazzeo, altro 2002, possente terzino sinistro messinese, che col suo 1,85 m darà parecchio filo da torcere agli avversari sulla fascia. Mazzeo viene dalla Mezia e ha militato nell'Entella, ancor prima nella Regina e nel Livorno. In uscita invece la società ha liberato Gianluca Capone e soprattutto l'attaccante, il bomber Marco Mingiano. Come detto, domani il Vasto Girardi sarà di scena a Fiuggi contro la terza forza del torneo. Prosperi potrà contare sulla migliore formazione. Lasciamo il calcio, occupiamoci di basket femminile di Serie A. Anche qui il programma completo delle sfide, nona giornata sugli scudi, ovviamente la super sfida tra Magnolia, Campobasso e Schio. E allora nel servizio che andremo ad ascoltare sentiamo quali sono le ultime novità, le novità della vigilia. Termina domani contro Schio il trittico di sfide da brividi nella fase centrale del girone d'andata per la molisana Magnolia Campobasso. Per i fiori d'acciaio, dopo il match interno con Venezia e la trasferta a Ragusa, ci sarà l'incrocio con quella che è la squadra con la S maiuscola di tutto il panorama del basket femminile nazionale, ossia Schio, formazione con in bacheca 10 scudetti, 12 Coppa Italia ed altrettante Supercoppe, nonché 3 trofei continentali, una Eurocup e 2 Coppe Ronchetti. Il team Orange è una vera e propria corazzata costruita da un molisano, il general manager campobassano Paolo De Angelis. Il team si basa su di un nucleo di 8 giocatrici base dell'Ital Basket, rosa a cui si affiancano degli elementi stranieri di indubbio valore, tra cui spicca la pivot francese Sandrine Grudin, giocatrice tra l'altro insignita in patria della Legion d'Onore.
Dalla loro le molisane in settimana hanno lavorato, come sempre, sodo per cercare di preparare al meglio la contesa. Qualche acciacco c'è stato solo per la guardia statunitense Robin Parks, che tuttavia sarà in campo regolarmente. Sul fronte rossoblu sarà una gara particolare per due elementi del gruppo dei Fiori d'Acciaio: la playmaker Stefania Trimboli, con le scledenzi nella passata stagione, e l'esterna argentina Chagas, cresciuta proprio nel vivaio Orange. Quanto al piano partita, le priorità di coach Sabatelli consisteranno principalmente nelle variazioni sul tema in difesa e nel non lasciare campo libero ai ritmi avversari. Quali saranno gli esiti si sapranno solo domani pomeriggio, quando con Palla 2 alle ore 18 inizierà la super sfida. Chiudiamo parlando di nuoto, perché l'M2 Centro Molisano Special Olympics Italia nelle scorse ore, ieri pomeriggio, è stato presentato il team Special Movers di M2, prima squadra di nuoto Special Olympics della regione. Franco Presutti ne ha parlato con Giuseppe Calcagno, direttore regionale del team Molise di Special Olympics Italia. Sentite. Professor Calcagno, serata importante qui presso il centro sportivo M2 che riguarda innanzitutto Special Olympics. Vogliamo ricordare di cosa si tratta? Sì, oggi è una bella giornata e siamo molto contenti. Oggi si festeggia la giornata internazionale della disabilità e per l'occasione Special Olympics Team Molise ha organizzato la sua convention oggi qua a Campobasso presso l'M2 Movement. Special Olympics è un'associazione benemerita, riconosciuta dal CONI e dal CIP, che si occupa di promuovere l'attività sportiva nei soggetti con disabilità intellettiva relazionale. Quindi è una fetta particolare specifica di persone che hanno un particolare tipo di disabilità che noi coinvolgiamo nel mondo dello sport e delle attività sportive in genere. C'è stata anche la presentazione della squadra proprio di questo centro. Sì, perché per la prima volta c'è una squadra di nuoto molisana che si è riuscita a costituire qui nel centro sportivo M2 e siamo molto orgogliosi, è una bella squadra, ci sono 12 atleti e due di questi addirittura da domani, quindi sabato, parteciperanno a una interregionale con la Puglia, con il team Puglia in Special Olympics, quindi saranno ospiti del team Puglia per una gara interregionale, quindi è già una bella soddisfazione. Credo che possiamo dire, professore, che nel corso degli ultimi decenni è aumentata la sensibilità e l'attenzione verso queste persone che oggettivamente sono meno fortunate di noi, però che hanno delle grosse capacità. Sì, sì, sicuramente. Special Olympics nasce nel 1968, è stato fondato da Eunice Kennedy, sorella del famoso John Fitzgerald Kennedy, e proprio perché i Kennedy avevano una sorellina che aveva una disabilità intellettiva. E Eunice si accorse che questa sorellina, quando organizzavano le feste e i giochi sportivi nella loro villa, lei rispondeva agli stimoli dello sport. E quindi da allora decise di organizzare e fondò questo movimento che adesso è presente in tutto il mondo, in tutti i paesi. E in Italia è ben rappresentato da Special Olympics Italia e in ogni regione c'è un Special Olympics team regionale. Molise è uno di questi. A volte noi insomma ci lamentiamo nella vita di tutti i giorni, no? Di alcune situazioni che poi, vedendo certe situazioni, ci appaiono quasi ridicole. Sì, stare con gli atleti speciali ti dà una grande forza e uno pensa che quando si fa questa attività siamo noi che diamo qualcosa a loro, non è così. Sono loro che danno a noi, sono loro che ci insegnano e ci danno la forza per superare tanti momenti difficili della vita, perché loro ce l'hanno, l'hanno usata, sono forti e quando stiamo con loro diventiamo forti anche noi. Bene, tutto anche per lo sport, grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.